sulla presentazione di queste mountain bike, si dice che siano anche molto salate nei prezzi, addirittura costano quasi quanto è un'automobile. Sì, allora, Maddaloni mi sembra che ci... Ivan Natali. Ti puoi alzare, sì. E partiamo dalla mountain bike di fondo. Sì, allora vediamo, questa mountain bike è una mountain bike cosiddetta da cross country, per cui... Intanto è quella di Massimo, sì, del nostro presidente. E vediamo che è una mountain bike biammortizzata, come è la tendenza attuale per le gare di cross country, per cui gare che presentano aspetti tecnici ma anche molto veloci, per cui è importante la leggerezza. E qui sono biciclette che sono sui 10 kg. Sono biciclette personalizzate oppure... Queste, diciamo che ogni biker personalizza un po' il proprio mezzo, in quanto la destrezza sul mezzo è molto importante nelle gare, per cui nascono come bici standard, ma ogni biker cerca di personalizzarle per renderle quanto più affine al proprio stile di guida e di pedalata. Per cui vediamo bici che è interamente in carbonio, ruote in carbonio, con appunto sospensioni sia avanti che dietro, e sospensioni vengono controllate anche qui direttamente dal manubrio, per cui non c'è bisogno di lasciare la presa. È il massimo della funzionalità oppure siamo ancora indietro? Ma diciamo che questo è il massimo che oggi offre il mercato. Addirittura il nostro presidente è anche... utilizzato un reggisella telescopico che permette durante la pedalata di aggiustare l'altezza della sella. Questo è molto importante per i passaggi più tecnici dove... Meccanicamente da sé? Sì, sì, c'è un pulsantino sempre sul manubrio che permette di far scivolare verso il basso la sella, che poi viene richiamata verso l'alto. Perché ci sono delle tecniche di discesa e di salita, ovviamente quando scende hai bisogno che la sella sia più bassa e quindi ti devi muovere perché stai in piedi, non stai in sella, mentre in salita la forza devi fare anche sul sellino. Certamente. Beh, questa è una caratteristica che per chi è particolarmente alto, come io, sempre chi ha mai la statura più bassa, questo problema qui ce l'è, è meno accentuato. Quanto pesa questa mountain bike? Questa pesa circa 10 kg, 10 kg e mezzo. Ma nelle gare che voi fate vengono pesate le biciclette oppure no? No, diciamo non c'è questo controllo del peso, come magari c'è per le corse di ciclismo su strada, comunque devono rispecchiare dei requisiti che sono soprattutto di sicurezza, per cui devono essere bici che possono essere omologate. Ma i regolamenti, per esempio, sotto l'aspetto della mountain bike sono identici da l'UISP alla FIC? Ma diciamo il regolamento gare è molto simile, poi ogni gara ha le sue caratteristiche, ma è un regolamento comune. Approfittiamo, scusa Giancarlo se ti interrompo, per chiedere a Ivan la differenza fra una biammortizzata, perché la biammortizzata è l'ammortizzatore centrale e l'ammortizzatore anteriore, e una front, come allora, vediamo... umilmente la mia, certo, vediamo c'è una differenza notevole. Questa è una bici appunto cosiddetta una front. Mettila soltanto... pure nel mezzo, farla vedere anche con questa. Quanto pesa questa? Questa pesa sui 13 kg. Sì, questa è una bici diciamo, più da escursionismo. Per cui si presta anche a giri lunghi, è molto comoda. La facciamo vedere. Ops. Questa è appunto una bici che ha una forcella ammortizzata, mentre al posteriore non ha alcun sistema, per cui il posteriore rimane rigido e sfrutta soltanto la gomma e il cerchio della bicicletta. Per cui la differenza è che una bici biammortizzata sui passaggi più tecnici presenta il vantaggio quindi di poter... Quindi sono caratteristiche diverse. Sì, sono diverse le caratteristiche, anche la guida è leggermente diversa tra le due biciclette. E la terza? La terza bicicletta è sempre una bici... È una bici sempre da cross country che ha una geometria un po' particolare, infatti vediamo... che la forcella è costituita da un solo stelo, anziché un doppio stelo, che è la forcella classica che vediamo nelle altre biciclette. Questa è una caratteristica del marchio, altrimenti la funzionalità è comunque simile a una bici biammortizzata, per cui abbiamo una forcella e un ammortizzatore posteriore che è posto nel centro della bicicletta. In questo caso sono bici che devono essere molto veloci, per cui il peso è importante, e la diciamo, forcella e l'ammortizzatore hanno un'escursione di circa 100 mm, mentre bici
sfruttate per l'enduro, per le gare in discesa, hanno sospensioni molto più grandi, molto più capaci di assorbire.